Grazie, desideriamo innanzitutto ringraziare tutti i partecipanti, le istituzioni coinvolte, in particolare ISPRA in persona dell'ingegner Barbara Bellomo, per averci dato l'opportunità di partecipare a questo progetto che vede i ragazzi coinvolti in prima persona in una ricerca scientifica sul campo, dando loro modo di comprendere l'importanza e i limiti di questa ricerca e con l'auspicio di suggerire loro piccoli cambiamenti nelle loro abitudini quotidiane, riducendo così quelle attività che possono avere un impatto negativo sull'ambiente. Andare a scuola a piedi, con i mezzi, con la bicicletta. Non siamo idrosolubili, non siamo fatti di acqua e farina, possiamo andare a scuola a piedi perfino quando piove. Proprio perché condividiamo fortemente le finalità e l'impostazione di questo progetto, abbiamo voluto esserne parte attiva. Tra l'altro la nostra società è da sempre impegnata nello sviluppo delle conoscenze tecniche legate... Scusatemi. C'è la vecchia presentazione. Scusate, non si vede niente, non è partita la presentazione. C'è la vecchia... Vedi? Prego. Sì. Legate proprio allo sviluppo di tecniche e strumenti per il monitoraggio della qualità dell'aria e per questo motivo in spin-off con l'Università di Salerno abbiamo creato una società che si occupa proprio dello sviluppo di questi nuovi substrati, da qui la presenza anche della collega Oriana Motta. Questa è la vecchia, sì. Però. Prego. Ce la facciamo? Sì. Eccolo qua. Grazie. La storia dei campionatori passivi per il monitoraggio di alcuni inquinanti, sia in ambiente indoor che outdoor, che in ambienti di lavoro, non è una novità. È conosciuta da lungo tempo e si basa sullo sfruttamento del processo di diffusione naturale dei gas che viene descritto nelle leggi di FIC. Da un punto di vista industriale, i primissimi brevetti destinati alla realizzazione di questo tipo di campionatori risalgono agli anni 60. A prescindere dalle differenze tecniche tra i vari brevetti che si sono succeduti fino alle epoche più recenti, l'elemento comune a tutte queste invenzioni è il ricorso alla simmetria radiale anziché assiale per la costruzione di questi campionatori. In sostanza, sfruttando una diversa distribuzione delle zone di diffusione e assorbimento delle sostanze inquinanti, è stato possibile aumentare in modo significativo la capacità di campionamento di questi dispositivi. I campionatori che verranno utilizzati nel progetto Clean Air, come funzionano? In sostanza nel campionamento passivo la cattura dell'inquinante avviene sfruttando la diffusione molecolare della sostanza che vogliamo andare a ricercare attraverso il campionatore stesso. All'interno del campionatore è presente un substrato specifico, lo vedremo dopo, che è in grado di reagire con quella sostanza che noi vogliamo andare a ricercare. Il biossido di azoto ha un suo reagente specifico che è diverso da altre sostanze che vogliamo trovare nel nostro progetto. Il tipico campionatore passivo, appunto, come abbiamo detto, a simmetria radiale, è costituito da un cosiddetto tubo di diffusione e per questo motivo vengono anche chiamati campionatori diffusivi, all'interno del quale si trova una cartuccia, in questo caso bianca, trattandosi di biossido di azoto, che è cilindrica ed è inserita internamente e quindi è coassiale rispetto alla superficie diffusiva e questo appunto consente un significativo incremento della capacità di questi strumenti di assorbire la sostanza da monitorare.
Già vedendoli fisicamente i vantaggi sono abbastanza evidenti e sono proprio questi vantaggi che hanno giustificato e motivato la scelta da parte delle agenzie europee di utilizzarli nell'ambito del progetto Clean Air at School. Hanno un'alta capacità di campionamento, sono molto semplici da utilizzare, non è necessario nessun addestramento tecnico specifico, sono piccoli, non hanno bisogno di energia elettrica perché abbiamo visto che funzionano semplicemente sfruttando la capacità dell'aria di penetrare all'interno del corpo diffusivo, hanno un'elevata selettività proprio perché la sostanza assorbente è studiata per reagire all'inquinante da monitorare. Non abbiamo quindi dei costi elevati di monitoraggio, anzi sono davvero molto molto bassi, proprio perché non è necessaria elettricità, non è necessario disporre di una pompa che aspiri l'aria e, cosa più importante, sono adatti proprio per eseguire quelle misurazioni che consentono di elaborare quelle mappe colorate che abbiamo visto prima. E ovviamente integrando le stazioni di monitoraggio fisse. Quindi sono una soluzione semplice, economica e che ci consente di integrare i dati che otteniamo, e qui non mi dilungo perché è già stato fatto in modo più che esaustivo da chi mi ha preceduto, per integrare quei dati che otteniamo dalle stazioni fisse che chiaramente rispondono alla norma tecnica prevista dal codice ambiente e decreto legislativo 155, ma che accanto a dei risultati puntuali hanno lo svantaggio, in questo caso, di avere degli elevati costi di gestione, di manutenzione e quindi sono poco adatti per effettuare, come previsto da questo progetto, un monitoraggio in contemporanea, perché quello che si fa partirà in contemporanea in tutte le scuole che sono coinvolte da questo progetto, e per cui sono sicuramente degli strumenti utili se usati con la consapevolezza e con le finalità che vi sono state illustrate, parlo agli studenti presenti ma a tutti gli studenti coinvolti, che vi sono state già illustrate nel corso, o che vi verranno illustrate nel corso degli incontri con i vari enti preposti. Passo la parola alla collega Oriana Motta e vi ringrazio. Minuto, perché siamo veramente... Sì. Allora, grazie Barbara. Allora, io brevemente dovrei descrivervi il processo di diffusione attraverso il setto poroso. Questo avviene, diciamo, sfruttando il gradiente di concentrazione dell'inquinante che è presente in atmosfera rispetto al substrato che è contenuto all'interno, quindi in questa cartuccia coassiale con il setto poroso. E il substrato è la parte importante, se vogliamo, di tutto questo, questa operazione di campionamento, perché è quello che deve andare ad assorbire appunto l'analita che noi vogliamo analizzare. Presso l'Università di Salerno abbiamo dedicato una parte della nostra ricerca a studiare nuovi substrati rispetto a quelli che comunemente vengono utilizzati per le analisi ambientali, e io vi parlerò forse solo di qualcuno, anche perché il tempo che mi è dato è molto poco. Nel progetto che voi farete, mi rivolgo ai ragazzi, viene utilizzata la trietanolammina come substrato per il campionamento dell'NO2 ed è selettiva per l'NO2. La trietanolammina reagisce con l'NO2, si forma lo ione nitrito che può essere poi determinato per via, diciamo, cromatografica, o c'è anche un metodo più semplice, che è un metodo che sfrutta, diciamo, la colorazione che si ottiene quando lo ione nitrito che si forma viene fatto reagire con il reattivo di Gris, per cui noi possiamo avere delle soluzioni colorate dove l'intensità del colore è proporzionale alla concentrazione del nitrito e quindi dell'NO2 in atmosfera, e con un semplicissimo spettrofotometro è possibile risalire alla concentrazione dell'inquinante, perché noi possiamo abbiamo dovuto calibrare lo strumento in funzione di
soluzione a concentrazione nota, per cui diciamo non è questo il caso, ma magari in futuro anche i ragazzi stessi nelle scuole, avendo un minimo di laboratorio attrezzato con qualche provetta e un piccolo spettrofotometro, potrebbero, diciamo essendo guidati da un docente esperto, poter provare a fare l'analisi anche direttamente nella scuola. Una cosa importante da considerare quando si utilizza la trietanolammina è che questa può avere, diciamo, qualche criticità legata alla temperatura di campionamento, per cui nei campionamenti che verranno fatti in atmosfere esterne, diciamo quindi nell'outdoor, non è il caso delle scuole perché magari la temperatura è controllata, bisogna sempre registrare i valori di temperatura, perché come vedete da questi due grafici che sono in basso a destra, la trietanolammina quando utilizzata in condizioni di temperature molto basse può dare valori che non sono sempre ben correlati con il detector a chemiluminescenza come previsto dalla norma. Abbiamo un'ottima correlazione ad alte temperature, con le temperature basse si può avere una sottostima. Noi ci siamo, diciamo, siamo partiti da questo per provare a sviluppare un substrato nuovo a base di maienite, che è un composto ceramico per cui non risente dei problemi della temperatura. Abbiamo avuto sempre ottime correlazioni anche a temperature basse, e non solo, siamo anche riusciti ad ottenere con questo substrato il campionamento dell'NO, perché noi sappiamo che in atmosfera non è solo presente il biossido di azoto ma anche il monossido, che anzi è il precursore, per cui è importante poter avere una informazione su entrambi. Se posso avere ancora un minuto, quest'altro substrato ve lo salto. Un'altra, diciamo, innovazione che abbiamo messo a punto all'Università di Salerno è stato lo sviluppo di un campionatore per l'anidride carbonica, che non è considerato un inquinante vero e proprio, ma è sempre presente in tutti i processi di combustione. Quindi quello che noi abbiamo fatto, abbiamo campionato l'anidride carbonica col campionatore passivo, non tanto per valutarne la concentrazione, quanto per studiare il rapporto dei isotopi stabili del carbonio, cioè il delta C13-C12 nell'anidride carbonica, perché questo valore è lo stesso di quello, diciamo, del combustibile che ha determinato la formazione dell'anidride carbonica in quella determinata area. E come vediamo in quest'altro grafico, dove noi abbiamo analizzato, diciamo, tre tipologie di zone, diciamo, decisamente diverse rispetto al tipo di inquinamento che può essere presente in queste zone, quindi un'area rurale, una fortemente interessata da traffico veicolare e una cucina di un'abitazione dove la combustione è prevalentemente da gas di città, abbiamo osservato dei valori di delta C13 che sono caratteristici della combustione del legno piuttosto che della respirazione delle piante o del suolo, dell'attività del suolo, o in quello centrale, io non riesco a indicarlo, però diciamo il dominio centrale è quello legato a un'atmosfera fortemente interessata da traffico veicolare, e i valori di delta, che abbiamo, delta C13 che abbiamo ottenuto, sono molto vicini a quelli delle benzine e dei diesel. E ancora nella cucina dell'abitazione abbiamo ottenuto un valore di delta molto basso, quindi proprio tipico del metano che viene utilizzato. Quindi diciamo questo parametro potrebbe essere un ulteriore parametro da tenere in considerazione, perché potrebbe dare delle indicazioni sulla fonte, quindi sulla tipologia di inquinamento prevalente in una determinata area. Quindi diciamo, se questo può essere di aiuto per sviluppi futuri, noi saremo sicuramente molto lieti di aver contribuito. Vi ringrazio tutti. Grazie, insomma, avete visto che